Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se vi guardo, vedo i sogni che farò. C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi, quello è il grande prato dell'amore. Se io potessi sarei sempre in vacanza, se io fossi capace scriverei cielo in una stanza. Ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, all'inferno delle verità io metto un sorriso. Positivo. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. E niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. E niente nessuno al mondo potrà fermare. Questa è la che va, questa è la che viene che va. Questa è la che va, questa è la che viene che va. Questa è la che va, questa è la che viene che va. Questa è la che va, questa è la che viene che va. Coppia d'assi, questo è fuori discussione. Buongiorno Dario Salvatori, buongiorno, insomma, accompagnato buongiorno durante tutto il festival. Buongiorno anche ad Antonio Noto, che è un sondaggista. Dopo vi parleremo, insomma, delle giurie che quest'anno sono state tutte più o meno allineate. Dario, cominciamo da questo, questa bellissima clip. A parte l'Ariston ballava, insomma, quest'anno veramente le emozioni non sono mancate. E anche qualche polemica, perché questa coppia d'assi, Gianni Morandi è arrivato terzo, Jovanotti ha scritto il testo di Morandi, è stato super ospite, è stato anche il compagno, diciamo, della serata delle cover e dei duetti. Insomma, ha fatto un po' discutere, no? Qualcuno ha detto, ecco, ma adesso Morandi, insomma, ha beneficiato di questa super presenza al suo fianco. Beh, il regolamento dice secondo che... me, no, secondo me avrebbe vinto lo stesso. No, ti dico subito, il regolamento dice che l'accompagnatore nella cover può essere l'autore stesso. Quindi, o il direttore niente d'orchestra, fuori chiunque. Norma. Lui ha scelto il più bravo, però, Morandi, questa è la cosa. Qui c'è un duetto straordinario, grande improvvisatore lui, Morandi, ma vi rendete conto che Morandi, cioè, ha fatto 60 anni di discografia, 65 anni di palcoscenico, e adesso festeggiava i 50 anni della prima volta che è venuto a stare. Cioè, andiamo a ere geologiche, Morandi. Ma lui, quando cadde in disgrazia, perché erano arrivati i cantautori, era arrivato, diciamo, un nuovo stile impegnato, lui tenne botta, e questo gesto che lui ha preso lo elaborò nel 70, quando era 26 anni, uno finito, finito, glielo dissero proprio. E poi ha sofferto per 7 anni, ogni volta che ti incontrava diceva, però guarda che io ce la farò, guarda che io ce la farò. E ce l'ha fatta. Perché è un ragazzo emiliano, perché è un ragazzo emiliano. Bravo. Razza tosta. E questo è stato, certo, era previsto non fra nel podio, però Jovanotti l'ha fatta entrare nel podio, questo non c'è dubbio. Mm. Vediamo un'altra coppia, Bertè, Achille Lauro. Diciamo il che... tempo è un gran dottore, lo lego a un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare. Sono passati buoni buoni, un paio d'anni e di stagioni, ho avuto un paio di avventure, niente di particolare. Ma io uscivo a cercarti nelle strade, fra la gente, mi sembrava di voltarmi all'improvviso e vederti nuovamente, e mi sembra di sentire ancora. Sei bellissima, sei bellissima, sei bellissima. La, la, la. Ho cercato d'amore, mi stava a guardare. Allora, che poi tra l'altro la serata delle cover, diciamo, è anche la serata, no, in cui uno, insomma, si diverte di più, perché come dire, ascolti delle canzoni che magari hanno fatto la storia della canzone italiana
e anche in versioni inedite tipo questa, anche se Achille Lauro, Loredana Bertè, noi il confronto l'abbiamo fatto più di una volta, no? Parlando dei look trasgressivi di Achille Lauro, tu però hai sempre detto, Dario, anche con un pizzico di malizia, però insomma Achille Lauro trasgressivo oggi e Loredana Bertè trasgressiva da una vita ancora oggi sorprende, sì, no? Bisogna tempo qui suona la sveglia. Capirsi sul termine trasgressivo, perché vedi, Loredana Bertè è sempre stata trasgressiva anche quando eravamo il gruppo dei Paperini al Piper, a Bandiera Gialla, eccetera, e lo era anche allora. Poi lo fu anche nel matrimonio con Borg addirittura, certo. Cioè era proprio una che ce l'ha nelle sue corde questa trasmissione. Achille Lauro io l'ho trovato un po' spento, devo dire la verità. La canzone somigliava molto a Rolls Royce, quella che portò tre anni fa. E insomma, voglio dire, poi uno che viene con un coro gospel, lo deve movimentare questo coro. Lui aveva la striscia sulla pedana, come fanno tutti i direttori del palco, e da lì inchiodato non si è mosso. Beh, insomma, per un trasgressore non è... Non è questa grande trasgressione. Sì, cioè, Luciano Rondinella, che tu ricordi... Che certamente io ricordo. Ecco, stava là sull'asta e non si poteva muovere. Però... Va bene, allora adesso andiamo ad Antonio Noto. Veste inusuale, perché siamo abituati a vederlo nelle maratone elettorali, e invece ci parla delle giurie di Sanremo che quest'anno, diversamente dagli anni passati, sono state tutte allineate sin dal primo momento, è vero? E altro che maratona elettorale, è una maratona molto più forte. Sì, sicuramente, ecco, se noi leggiamo, interpretiamo la classifica a tre e la dividiamo per le tre giurie, demoscopica, sala stampa e anche televoto, ci accorgiamo che tutti i giurati hanno espresso lo stesso voto. Se vediamo l'ordine, è sempre primo Mahmood e Blanco, secondo Elisa e terzo Morandi. Quindi sia un giudizio tecnico, perché si presuppone che la giuria dei giornalisti sia composta da esperti di musica, sia i giudizi della demoscopica. La demoscopica è composta da persone che abitualmente seguono la musica. Sia il televoto, che molto spesso vota per emozione, no? Non perché apprezza magari proprio il testo o la musica, però ecco, conosce il marchio, vota per emozione, perché piace, per la performance. Ecco, tutte e tre le giurie hanno votato nella stessa maniera. Ma un altro dato emerge forte, leggendo, possiamo dire, criticamente le giurie. Vale a dire, è un po' come se i grandi giurati, io li chiamerei così, ecco, per unirli tutti quanti insieme, quindi come i grandi elettori, hanno votato sostanzialmente in maniera razionale, cioè hanno premiato l'innovazione e il futuro. Ecco che Mahmood e Blanco vincono, Blanco addirittura di 18 anni, ma hanno premiato anche fortemente la tradizione, Elisa, Morandi, Ranieri. Agli ultimi posti della classifica, paradossalmente, quest'anno ci sono i giovani e non ci sono i cantanti tradizionali. Quindi è un po' come se gli italiani chiedessero: sì, d'accordo, la musica del futuro deve essere innovativa, avanti i giovani, ma non ci dobbiamo dimenticare la tradizione, la storia, perché quello è il capitale della musica italiana. In queste classifiche emerge molto questo dato. Insomma, un festival, Dario, che ha tenuto tutto insieme, ha che ha raccontato d'accordo, come ha nessuno il paese d'accordo. Reale, fiumi d'inchiostro in questi giorni su Blanco, su questo 18enne che arriva da un paesino vicino a Brescia, ne ha scritto la Stancanelli, ne ha scritto Masneri, ne ha scritto Analia Venezia. Insomma, che cosa fa di questo giovanissimo oggi una star amata da tutti? Adesso lo è una star perché ha vinto il Festival di Sanremo, sì. Ma ricordiamo che questa estate scorsa lui è stato in classifica in coppia a artisti ai quali faceva doppia voce. Lui ha una voce molto alta, sì, come registro, e Mahmood invece ama più salmodiare in qualche modo, no? E quindi sembra un po' Yosun Dur, un po' Khaled, queste vocalità centro-arabe o comunque centro-europee, però poi è l'insieme che diventa l'insieme, in qualche modo molto eccentrico, ecco, questo, e potrebbero fare molto bene a Eurovision, secondo me. Dicevo, il festival li sarebbe messo d'accordo un po' tutti, perché altrimenti non arrivi a fare il 64-65% di share, no? Certo. Credi? 13 sì. Milioni e comunque ascolti sempre superiori alla media degli ultimi anni, quindi ha un po' riunificato l'opinione pubblica. Sì. Forse ce n'era bisogno. Ce n'era bisogno, ma ricordiamo che, ecco, a proposito dei sondaggi,
quest'anno non c'erano, gli altri anni i senior non c'erano, per cui non arrivavano agli ultimi posti perché non erano invitati. Insomma, l'altro anno c'era Orietta Berti, quest'anno erano in quattro. Non lo invitano più. Chi? Rondinella. Chi? Ho due fratelli, tu confondi fra Luciano e Giacomo Rondinella. Vabbè, non ti vabbè, vabbè, insieme Rondinella, ti ricordi? Continuiamo dopo col caffè, noi intanto ci salutiamo, grazie Antonio Noto, grazie Dario Salvatori. Grazie Dario Noto. C'è Eleonora Daniele con le sue storie italiane. Potremmo fare una coppia comica io e te, secondo... Già pronti. Già pronti, va bene. Torniamo domani. I co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo, li abbiamo trovati. Eccoli qua. Ce l'hai la giacca bianca? Sì. Vediamo domani. Domani 7:10.